Diciamo che questo evento è una cosa veramente meravigliosa perché riassume le mie deleghe, la promozione del territorio, il design e soprattutto il marketing territoriale che questo evento promuove non solamente all'interno di Lombardia ma all'estero, anche perché sono 20 le proiezioni, sono più paesi coinvolti in questa iniziativa, designer quindi che si propongono con le loro eccezionali filmati artistici attraverso le luci chiaramente, un qualcosa di unico, unico per questo infatti Regione Lombardia ha affiancato questo evento meraviglioso che è solo al terzo anno, in due anni hanno raddoppiato i visitatori raggiungendo, arrivando quasi a 300.000 visitatori, auspico che aumentino ma anche perché è una forma veramente di investimento eccezionale perché è unico all'interno di un castello, di una città. Le città ma anche piccole, avete appena lanciato un bando in Lombardia che composto da due interventi per i piccoli borghi. Assolutamente sì, Regione Lombardia, innanzitutto il Presidente Fontana ha creduto in questa delega al turismo che cerco di fare del mio meglio. La nostra chiaramente visione è promuovere i piccoli borghi, i piccoli paesi affinché a fianco dei grandi brand, dei grandi driver che già funzionano possiamo diventare vincenti attraverso le loro iniziative. Questo bando appunto si propone in due linee differenziate, una sotto i 15.000 abitanti e l'altra per oltre 15.000 che non siano capoluoghi di provincia, proprio per sostenere e promuovere eventi e promozione sui social e piuttosto che B2B, B2C, comunque tutto ciò che viene a promuovere le situazioni di questi piccoli paesi che sono per noi scrigni preziosi. C'è la destinazione bresciana che è candidata ad un importante... Assolutamente sì, vi prego tutti insieme votiamo Montisola anche perché è candidata per il luogo più bello dell'Europa, destinazione migliore, e sosteniamola perché in questo momento è al quinto posto e possiamo farcela.